Un saluto a tutti i follower di Arte Presepiale Salomone e ben ritrovati in questo nuovo video settimanale da Vincenzo. Nel video di questa settimana andremo a vedere come disegnare dei conci per un arco a sesto ribassato. Ci tenevo prima di cominciare a salutare Christian, un nostro nuovo compagno di community, e lo dico perché a partire dalla fase 2, alla fine di ogni video, ci saranno i ringraziamenti per voi sostenitori nelle scene post-credits. Al momento della registrazione, però, avevo appena completato la produzione e non sono riuscito ad inserirlo nel testo. Un ringraziamento affettuoso a lui e a tutti voi che credete nella nostra community. I principi di lavorazione dell'arco a sesto ribassato sono gli stessi che già conosciamo, così come l'utilizzo di un compasso ed una riga, però l'arco a sesto ribassato si differenzia nella sua creazione proprio perché è più schiacciato rispetto a quello a tutto sesto, e così anche il disegno dei conci avrà qualche modifica da fare. Ma vediamola insieme! Molte volte nella progettazione di una struttura non si tiene conto di utilizzare archi come questo, oppure gli si disegnano in maniera approssimata. In questo modo ne perde però l'effetto realistico che tanto inseguiamo e cerchiamo di realizzare. Bisogna sempre ricordarsi che la chiave di volta di tutte le strutture deve essere sempre più grande del suo rapporto di misura con i restanti conci. Questo perché da questa chiave dipende la stabilità e l'equilibrio di tutto l'arco, come più semplici principi di architettura ci ricordano. Noi non siamo architetti o ingegneri, però ci proviamo. Per il disegno dei conci dobbiamo prendere come riferimento la retta che è tangente alle due circonferenze e che passa per la metà della luce dell'arco. Quanto più in basso punteremo questa linea, più l'arco sarà ribassato. Sarà a noi, in base al nostro gusto e alla proporzione dei nostri soggetti, scegliere il livello. Dopo aver scelto il livello di ribassamento, possiamo così cominciare a trovare un punto qualsiasi sul nostro arco esterno per stabilire la grandezza dei conci. Da qui in poi dovremo dividere gli angoli esattamente a metà. Ma come fare? È molto semplice. Dobbiamo trovare la bisettrice di ogni angolo ed il sistema è pratico e veloce.
Ascoltiamo il compasso con un'apertura scelta sulle rette che partono dalla tangente e toccano l'arco esterno. Da lì tracciamo due archi, uno per ogni retta, e vediamo dove si intersecano. Quel punto sarà il punto dove far passare la retta che taglierà esattamente in due l'angolo. In questo modo potremo disegnare in maniera precisa e geometrica tutti i conci che desideriamo, senza rischiare di realizzarne tanti in maniera disomogenea. I nostri progetti avranno tutto un altro aspetto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like ed un commento. I video della fase 2 saranno esclusivi per la maggior parte e ai soli membri della community. Vi invito a condividere gli altri video sui vostri canali social presenti su YouTube. Grazie per essere stati in mia compagnia ed al prossimo video!